Siamo dati Gesù e Maria. Stiamo celebrando una delle messe più belle, a mio avviso, in onore della Madonna, che si chiama Maria Vergine, Madre del Bell'Amore. È una messa che contempla la bellezza straordinaria di Maria Santissima, che rifulge per la pienezza di grazia che aveva, che abbiamo udito nel Vangelo, per la perfezione assoluta di tutte le virtù, ma in modo particolare per l'amore infinito di questa creatura. Lei è la tutta amore, la tutta bella perché è la tutta amore. Vi invito fin da adesso ad aprire bene le orecchie alle parole che ascolteremo nel prefazio, insomma, che sono uno dei prefazi in assoluto più belli delle messe in onore della Madonna. E un po' il distintivo di questa bellezza di Maria l'abbiamo sentito nelle parole del Salmo responsoriale, che non è un salmo, ma è un passo del Cantico dei Cantici. E vi rileggo queste cose, potete pensare che queste sono parole che Dio dice alla Madonna, perché così le interpreta la liturgia, è lo sposo che parla alla sposa. Abbiamo ripetuto in continuazione: tutta bella sei, o Maria, nessuna macchia in te. E poi queste bellissime parole, bisogna rigustarsi: alzati amica mia, o mia colomba, mia bella, e vieni, la tua voce è soave, il tuo viso è leggiato. Vieni con me dal Libano, una delle terre più belle del mondo, anche se adesso è martoriata dalla guerra. O sposa, tu mi hai rapito il cuore, sorella mia sposa, il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. E poi quel verso tanto commentato anche da San Luigi Monforte: giardino chiuso tu sei, hortus conclusus, sorella mia sposa, giardino chiuso, fontana sigillata. Quando San Luigi commenta queste parole, nessuno viene ammesso, dice lui, all'intimità di vita con la Madonna se non è altamente purificato e fermamente risoluto a diventare santo, se no Dio, quella creatura, se la tiene per sé, la dona a tutti, nel senso che la Madonna è buonissima, ti ottiene tante grazie di tutto quello che vuoi, ma la conoscenza intima e profonda di questa creatura Dio non la concede facilmente, non facilmente e non a tutti. Fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive e ruscelli sgorganti dall'Iva. Ecco. E poi la prima lettura, che dà il titolo a questa messa, no? Io sono la madre del bell'amore e del timore. Questo è il libro del Siracide, che stiamo lungamente meditando durante le ore sante del giovedì. Un libro bellissimo, l'ultimo dei libri sapienziali. E qui invece sono parole che la liturgia presta e mette in bocca alla Madonna. Cioè la Madonna le dice di se stessa: come vite produco germogli di grazia. Quindi chi fa entrare la Madonna nella propria anima inesorabilmente comincia a diventare santo, perché la Madonna non rimane attiva dentro di noi, ma è produttiva e produce germogli di grazia. Sono la madre del bell'amore. Qui c'è la famosa... la madre del bell'amore perché è la madre di Dio, del più bello tra i figli degli uomini e di colui che è l'immagine vivente dell'amore del Padre, di cui Maria è copia fedelissima, ecco, la migliore che esista. E del timore, il timore santo di Dio, il timore reverenziale, quello che la Madonna aveva dinanzi all'Arcangelo San Gabriele, quindi la coscienza di stare davanti a Dio e di dover corrispondere adeguatamente a quello che lui vuole con tutto noi stessi, come la nostra pochezza. La madre della conoscenza e della santa speranza. Chi incontra Maria conosce meglio il Signore, perché nessuno più e meglio di Maria conosce Dio. Noi no, ma lei sì, conosce Dio, tutte le sue cose, tutti i suoi segreti. In me è la grazia per ogni via e verità, in me ogni speranza di vita e virtù. La grazia per ogni via e verità, eh? Quindi chiunque voglia diventare santo, qualunque spiritualità abbracci, ordine religioso, cose di questo genere, e la Madonna trova sempre una via perfetta, perché lei conosce tutto e tutti, e tutte le vie da battere per la santità. Avvicinatevi tutti a me, poiché mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti. La Madonna accoglie chi lo desidera, desidera, e il mio insegnamento è più dolce del miele, possedermi più dolce del favo di miele. Conclude dicendo: chi mi ascolta non sarà deluso, chi compie le mie opere non peccherà. Ieri mattina c'era una bellissima meditazione sulla Divina Volontà che spiegava bene come nella Divina Volontà il peccato non c'entra, d'accordo? Il peccato vuol peccato in senso stretto, capite? Voi sapete che il peccato in senso stretto è il peccato volontario,
quindi quando, piccolo o grande che sia, io so che questa cosa offende il Signore, non la dovrei fare, non la dovrei dire, non la dovrei pensare, e la faccio, la dico, la penso. Ma se c'è questa cosa dentro la tua anima, la divina volontà non c'è. Se la divina volontà c'è, questa cosa nella tua anima non ci può stare. Ecco perché chi compie le mie opere non peccherà. Anche San Giovanni nel Nuovo Testamento dice queste parole: chiunque è nato da Dio non pecca. E non pecca non perché, come accade nella maggioranza dei mortali, pensano di non peccare perché non ne sono coscienti, ma non pecca perché non pecca proprio, d'accordo? Perché in forza dell'amore di Dio e del timore, mille volte preferirebbe morire piuttosto che offendere anche minimamente il Signore. E queste sono tutte quante disposizioni che la Madonna comunica ai suoi devoti. E l'ultima cosa, e questa è una promessa, e questa promessa la mantiene: chi mi rende onore avrà la vita eterna. E qui c'è anche il rovescio della medaglia, perché a Dio gli si può toccare qualunque cosa, qualunque. Non tocchiamo mai la Madonna, perché se c'è una cosa che non si tocca, io proprio ieri stavo pensando, ma la Madonna non ha subito violenza fisica nella sua vita terrena, mai. Nessuno si è azzardato a farle così. Certo, ha avuto la morte mistica ieri della croce, invece Gesù l'hanno massacrato. Significherà qualcosa questo secondo voi? Con tutto il furore che lei aveva avuto, l'inferno contro, tutto, nessuno escluso, d'accordo? E che lei ha tutto l'inferno contro, è difficile insomma che uno ne esce completamente illeso. Nessuno gli ha messo la mano addosso. Perché? Perché Dio non l'ha permesso. Al figlio ha permesso che fosse fatto tutto quello che fosse fatto, perché era necessario per la nostra salvezza. Ma siccome bastava che la Madonna soffrisse, e soffrisse enormemente, questo non è nel cuore e nell'anima, nessuno l'ha toccato. Significherà qualche cosa questo? Io credo proprio di sì. Ecco, sapete che Sant'Alfonso narra nelle Glorie di Maria, bisogna leggere quel libretto, delle storie di conversioni all'ultimo istante, magari anche per un'Ave Maria detta da un grande peccatore davanti a una statua della Madonna con devozione, perché Gesù, se Dio si lega al dito gli atti di amore fatti dalla sua madre. Però l'unica cosa secondo me che forse non vorrei offendere l'Altissimo, se lega pure l'altro dito, è meglio che non se la lega, è qualche brutta cosa fatta nei confronti della Madonna, perché la Madonna dice subito al Signore: perdona, non ti preoccupare, fai niente, basta che non offendono te. Ma credo che l'Altissimo su questa cosa non sia tanto d'accordo, forse è l'unica cosa in cui, se mi perdonano, insomma, secondo il nostro modo di parlare, ogni tanto c'è qualche santa contesa, ma del resto gli scritti di Luisa dicono che ogni tanto la Madonna e l'Altissimo stavano in sante contese d'amore, no? Ecco, quindi non tocchiamo mai in male la Madonna, ecco, sappiamo che ogni gesto di onore che gli rendiamo avrà la vita eterna, chi mi rende onore, capite? Probabilmente questo è anche il motivo per cui alla Madonna è stata concessa la stessa grazia, siamo nel mese di giugno, che Dio ha concesso a chi rende onore al Sacro Cuore di Gesù, perché chi fa i primi 9 venerdì del mese con fede e con amore e non con la volontà poi di abusare di questo, Gesù ha promesso che non si danna, che muore in grazia, che non va all'inferno. Ma chi fa i primi 5 sabati del mese c'è la stessa identica promessa, capite? Questo non è, tante volte dico non è che fai i primi 9 venerdì del mese e poi cominci, ho fatto prima, adesso cominciamo, canne, bagordi a destra e a sinistra, tanto, ecco, questo non è un modo buono, ecco, uno fa prima venerdì del mese e poi ci prova comunque a fare una vita cristiana, comunque no, quindi, per quanto ci riesce, però quella promessa è una promessa grossa, chi mi rende onore avrà la vita eterna, in forza di questa promessa, personalmente penso, discutibile, nostro Signore ha esteso le promesse fatte al cuore di Gesù, che celebreremo la settimana prossima, al cuore immacolato di Maria, che purtroppo quest'anno non potremmo festeggiare, perché il 28 è il Sacro Cuore, il 29 sarebbe il cuore immacolato di Maria, ma è la festa dei Santi Pietro e Paolo, e per cui purtroppo cadrà nel dimenticatoio, ma alla prima occasione faremo una bella messa in onore del cuore immacolato di Maria, ecco. E la faremo probabilmente a Medjugorje, quindi per riparare questa doverosa omissione
in obbedienza al calendario liturgico. Siamo lodati Gesù e Maria.